folks, let me introduce Wave Hot Nice. Aspetti un momentino, per favore, prima di accendere la camera, mi lasci un attimo per entrare in contatto con il mio pubblico stasera, entrare per così dire in empatia. Come state? Come che bene? Tutti bene? Vi sentite pronti? Io continuo a non amare troppo la forma, l'apparenza, a partire dagli status symbols fino all'eccessiva cura della persona, ecco. Che ognuno si tagli tutta la carne in eccesso, eh? Che ognuno si riempia come un maritozzo di tutto il botulino, il silicone che vuole. Io non escludo nulla. Se un giorno dovessi, che so, perdere la testa per il postino o per un attore giovane, non escluderei l'ipotesi di rifarmi una faccia. Magari non sono quella, eh? È uno scherzo? Un milione di euro? Ditemi che è uno scherzo. Tutti i giornali parlano di queste cifre. Gradireste qualcosa da bere? O soltanto del whisky o finto whisky? Cioè del tè che bevo io per fare finta di bere whisky? Ci sono tanti artisti di talento, no? Che non vendono, non chiamano. Ed è sempre in aumento la folla di mediocri sulla cresta dell'onda. E perciò è tutta una gran pagliacciata, no? Che non bisogna prendere troppo sul serio. Anzi, io vi confesserò che se stasera mi vedete così inondata da tutto questo successo, ecco, è perché ho deciso di rivolgermi alla cultura media. Non tirare troppo in ballo il cervello e la gente si sente molto più a suo agio, non è così? Ma se per esempio comincio a creare un personaggio e mi viene in mente che sono una donna grassa, allora associo le parole mucca, scroppa e improvvisamente plop! Il personaggio mi appare, vediamo. Mucca, scrofa, cicciona, panzona, balena. Ma chi ci ha mannata questa? Ma te sei vista? Ma chi te vuole? Ma ce l'hai lo specchio a casa? E io mi sento sospesa, come un burattino, vedete? È lui o lei? È il personaggio che mi spinge a scrivere una cosa e poi un'altra e un'altra ancora? Il tip e tappe le faceva mollemente sulle chiappe. Allegri, madrigale fine 500. Vieni tu più diligente, brava Gesa garbata, a menarmi la fala. Bisogna calmare il caos delle passioni, mi ha detto. Sei troppo volitiva. Ma cosa vuol dire? Perché senza fiatare io ho slacciato la patta. Ma lui ce l'aveva in piedi dritto duro come uno stendardo. Stupida, vuoi vantarti delle tue prodezze? Gliel'ho preso in bocca subito, questo è vero. Errore, avrà pensato per almeno un decennio che non vedevi un cazzo, o bene, come si suol dire. Ecco, allora mi sento perfino in colpa. È la verità, tu adesso glielo stavi divorando, ti sei quasi drogata la mascella. Ma io volevo apparire decisa, sicura di me. Avevi fame, questa è la verità. Vuoi essere padrona della tua vita? Devi mangiare un cazzo, lo dice sempre la mia dietologa. Mordi il mio favo maturo. Mordi il dattero della mia palma, dissetati con il suo dolce succo. Nella mia opera c'è sempre qualche goccia di poesia, signora, sì, anche attraverso l'uso di metafore, eh? Con la mano avanzai sino alla cittadella, dunque affondai il ferro sino all'Elsa. L'amore è un tempio e tu ci devi entrare a piedi nudi per giocare, non distrezzare l'Achille che si può mosciare. Anini, ma io sono da fa, non c'ho tempo delle trappe di lumine dell'acqua chimica. Non so come, mentre ti parlavo del ratto di Proserpina, della bellezza delle mani di Plutone che affondano nelle cosce di lei, lui mi fa: hai un cervello e un culo, se vuoi fare l'attrice il cervello non ti serve, il culo sì. Il romanticismo è finito da un pezzo, svegliati Sirano. Ma se vuoi fare carriera devi imparare a portare i cappuccini al primo attore. Ma
possibile che non c'è una via di mezzo? O sono porci o sono poeti. Ma perché gli uomini non apprezzano il cervello? Perché la conoscenza distrugge l'innocenza e tu non sei più vulnerabile. Ma non c'era nulla di affascinante nella mia innocenza. Non vedevo l'ora di perdere la virginità. E per trovare qualcuno che fosse all'altezza, io ne ho combinate di tutti i colori. Letizia Servo, come ci si sente oggi nei panni di Letizia Servo? Come Cleopatra! No, via, mi dia una risposta seria. Sì, cavolo, come Cleopatra! Tu sai che loro sanno che niente al mondo ti potrà far ruzzolare giù dalla piramide e cadere nel dimenticatoio. Tu puoi fare centro o fare fiasco, ma potrai finalmente sfoggiare due carte, tre facchini, quattro disegnatori luci, cinque ingegneri del suono, sei macchinisti, sette attrezzisti e chi più ne ha più ne metta via. Quello che hai fatto per anni fuori dall'Italia con grande successo e che in Italia ti sembrava presuntuoso, elitario, inutile, ora appare importante, popolare, significativo. Oh, ma quest'artista ha molto da dire. Ma dove è stata fino adesso? In Svizzera? E perché? Sei diventata la cosiddetta donna coi coglioni, eh? E allora, articoli, festival, conferenze. Ho avuto uomini bellissimi, eh? Qualcuno lo sa qui. Ma non voglio avere rimpianti, nostalgie. Non voglio vivere nel passato, no? Qualcuno diceva, non ricordo chi, l'artista deve sapere tutto sull'amore. Faccio l'artista per essere riconosciuta quando entro nei negozi, quando faccio footing, stretching, scouting, shopping, stalking. L'ho già detto un mucchio di volte, ho raccontato storie di naufraghi, clandestini, migranti, non gliene frega niente a nessuno. Devi pagarli per venire a teatro, anche gli amici. D'ora in poi racconto solo storie di vagine in calore, no? Qualcuno ha visto o sentito. Eiaculazioni precoci, culi grossi, culi musci e culattoni. Racconto di donne grasse con la cellulite, di donne sfatte e insoddisfatte, di Viagra, di amanti impossibili, improbabili, storie piccanti con personaggi imbarazzanti. La gente odia pensare. E io ho smesso di contrastare questo odio. Mi sono curata, disintossicata, no? Tanto più che è un tipo di impegno che costa fatica e non produce guadagni. Pensate che sia cinico? Ma ditemi la verità. Credete che tutto questo sia cinico? Io, ve lo giuro, ho provato a mantenere una personalità umile, modesta, talvolta quasi idiota, eh? L'umiltà mi è stata utilissima per imparare, per carità, ma dopo mi ha solo segato le gambe, perché guai in Italia a diventare troppo zen, a superare l'ego, il narcisismo, a diventare troppo sano, equilibrato, ad elevarti troppo spiritualmente, sei fottuto! Scusatemi, io ogni volta che poi comincio a togliermi tutti di dosso tutte le mie parrucche, i miei personaggi, poi i miei lavori prendono tutta un'altra piega e finisco per dire la verità. È una specie di malattia, di fissazione, me ne rendo conto, perdonatemi. Ma non ne posso più della crudeltà del genere umano, della sua stupidità, della sua ipocrisia. Non ne posso più della totale mancanza di meritocrazia, della mafia che continua ad avvilire questo paese. Allora gli ideali sono morti, finiti, non gliene frega un cazzo a nessuno. E chi ancora continua a perseguirli viene deriso, emarginato, ghettizzato. Al massimo ti ritrovi qui sbattuto, in periferia, come se avessi la peste. Scusate, potete criticarmi, deridermi, io
Adesso sono semplicemente onesta, ho ritrovato la mia voce. Pensate quello che volete, ma credo che forse non potrete mai dire che sono un ipocrita. Io non sono un ipocrita! Cosa te violenta non te lamentare, m'ha detto. Ma certo, è sempre colpa nostra. Beh, sembra che c'è scritto, saltami addosso, avanti, sbrigati. Devi solo provare. Sembra una vignata. È il mio corpo che c'ha voglia di parlare, e allora? Io lo ascolto, lo esalto il mio corpo, lo amplifico e allora... Ma hai detto che so troppa? E non me ne frega niente, io la metto in uno sottopante la mia ciccia, va bene? Ah, non so babbi, mi dispiace. Volete che mi metta a buca? Perché io che faccia ciò? E non sei né bode né racchia! Che c'ha la faccia mia che non va? Ma sei fuori da cano. E perché? Perché Romeo non si può innamorare della faccia mia? Perché Giulietta non può essere muscolosa? Oppure mio, pezzotto, grossa? Vendetta, 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 ce l'ho! Ero Elmira nel Tartufo di Molière e un noto attore comico, di cui non faccio il nome, era nascosto sotto al tavolo attorno al quale, nella scena nodale, io dovevo girare e tutte le sere ne approfittava per mettermi le mani sul deretano. E allora una sera, notando il palmo della sua mano che sporgeva in mezzo ai miei piedi da sotto la tovaglia, io con tutta la rabbia che avevo in corpo, gli piantai il mio tacquaspillo in piena mano. Lui urlò dal dolore, fu uno dei momenti clou dello spettacolo e le mani addosso non me le mise più. Nemmeno lavorai più con lui. Circa 20 anni fa, un annuncio sui giornali diceva: cercasi attrice e o cantante lirica dai 27 ai 33, orfana di mondo. Non dimenticherò mai il nostro primo incontro. Lui arrivò a teatro a mezzanotte e il suo assistente gli disse: lei ha la voce, ha talento, sa che il diaframma non è solo un anticoncezionale e sa recitare in versi. Lui mi si avvicinò e senza guardarmi mi chiese: quanti anni hai? 26, risposi. Insomma, non hai letto i flami dai 27 ai 33. Gli chiesi: beh, dimmi perché 26 e non 27, perché 33 e non 34, io me ne vado. E allora Carmelo, bene, improvvisamente si ferma. Mi guarda, mi vede e bofonchia. Insomma, devi sapere che ci vogliono 4 vite per farne una. E da lì cominciò la nostra magnifica avventura. Si lavorava di notte in compagnia di Schopenhauer, Nietzsche, Delacroix, Bacon. Tra una sigaretta al mentolo e un bicchiere di non so che, io ero perfino astemia. Noioso e pedante, era sempre con il mondo intero. E sui giochi di parole? Una mania, una malattia, un tic, una cosa che non può trattenere, come le scorrette. A parlare il figlio di Apollo fece una parola di parlare di pollo. No. In un solo uomo albergano la scorreggia, il gioco di parole e il sacro pane. Mi avresti dovuto vederlo a letto. Ma io non avresti dovuto vederlo a letto. Mi dispiace averlo visto a letto. Beh, bisogna dire che quella sera aveva bevuto molto. È saltato sul letto completamente nudo e ha iniziato a saltare. E saltava su e giù con il coso che sbatacchiava rumorosamente contro le sue corde. E io dovevo rimbalzare le pancia contro pancia. E voleva che anche le mie tette sbatacchiassero rumorosamente. Faccia contare, ragazzo, che ti senti tutto il vicinato. Poi si è messa a guardare la partita e non ci fu altro. Voglio dire, nessuna penetrazione. È così arrogante. Non aveva ascoltato nulla. È un mostro, mi guarda mai negli occhi. Vede come le spugne fuma come un turco. Mi guarda le tette e si masturba. Non mi sorride mai. Un culo moscio e peloso. E Cristo santo, un pene a forma di piramide. Ma perché mi sto preparando per lui? Ce ne sono poche con il tuo talento e lui ha scelto te. Ma non durò a lui. Un giorno, dopo che mi aveva fatto bere non so quale intruglio e si era fatto una sega
Dico, una sega davanti a me. Io gli dissi che non volevo diventare orfana di mondo e non ero disposta a trasferirmi nell'appartamento degli ospiti. E allora lui montò su tutte le furie. Ma io vorrei sentirmi libera di leggere Schopenhauer o Nietzsche, sotto un cipresso all'aria aperta o dentro un'urna, se voglio. E dopo aver fatto 10, 20, 30 spettacoli, ne dovrai fare ancora altri 10, 20, 30. Eh sì, per 50 anni tutti si aspetteranno da te che continui a produrre senza sosta, perché se ti fermi per più di 2 anni sei morta. Perciò guai, guai a te, guai a fare un figlio. Significa che i miei personaggi vivono all'interno di una tragedia metropolitana truccata da commedia, da farsa. Io li espando, i miei personaggi, li amplifico, li metto in ridicolo. E perché? Perché siamo un paese ridicolo. Se non sbaglio, è stata sposata 3 volte. Il primo non ho mai parlato perché era il migliore degli uomini e non riuscivo a credere nella sua esistenza come in Dio, eh? Ha dei bambini? Bambini? 5, 6, 7. Oh, qual è la cosa che la fa stare male? Le bugie, la pigrizia, le promesse non mantenute. Qual è il suo bisogno principale? Bisogno di rispetto, di riconoscimento. Qual è la cosa che odia di più al mondo? Le donne che aspettano l'uomo dei propri sogni. Di cosa ha paura Letizia Servo? Di una donna che aspetta. Perché io ve lo giuro, inconsapevolmente, io sto aspettando qualcosa, eh? Un arrivo, un ritorno, un segnale promesso, eh? Un avvento. Io spesso mi ritrovo in presenza di persone così, così traboccanti nella loro conversazione. Sempre pronte a raccontarti tutta la loro vita con opinioni così precise che allora io vorrei tanto una domandina che sia proprio per me in persona, eh? E allora come ci si sente nei panni di Letizia Servo? Credo che sia una domanda piuttosto sciocca. Potrebbe dirci cosa la spinge a scrivere le sue opere, no? La rabbia non mi spinge più, l'amore neanche meno, il sesso non ne parliamo, l'impegno civile, per carità, che non lo vuole nessuno. Per questo ho deciso di ricominciare, sperando disperatamente di riuscire a non dire niente. Tutte le mattine quando mi sveglio dico a me stessa: ehi Letizia, attenta, ricordati, non dire niente. Nell'agenda dico: oggi mi hanno dato questo cazzo di spazio, ma chi me li dà i soldi per farmi un teatro, eh? Ho iniziato per il bisogno di vivere tutte le ipotesi di vita possibili. Smania di onnipotenza. Qualcuno potrebbe dire: ho iniziato per il bisogno d'amore. Almeno credo che sia così. Qual è la mia paura? La paura di venir meno ai miei figli, di sentirmi debole, stanca, la paura di perdere definitivamente coraggio e entusiasmo, volontà. Io credo che abbiamo tutti dentro un corpo che non aspetta altro che di deporre le armi, no?
Non dire una parola per me, per la mia vita, che è tutto quello che io ho e non è ancora finita. Ma io mi sento un po' così, è come se mi fossi incantata.